Bentrovati a questa nuova puntata di Fashion Magazine TV. Oggi siamo venuti a Cefalù, dove si sta svolgendo la prima edizione del Panettone Festival. Andiamo subito a curiosare gli stand dei principali maestri pasticceri siciliani che oggi esporranno il loro panettone artigianale e faranno degustare tante altre prelibatezze tipicamente natalizie. Assessore, oggi Cefalù si colora dei profumi e dei sapori tipici della tradizione natalizia con questa prima edizione del Panettone Festival. Sì, confermo, oggi si respira realmente questa sensazione, il tempo è stato molto clemente quest'oggi. Sì, abbiamo più di 30 aziende del territorio dove attraverso i gusti fanno girare le persone in tutta la Sicilia. La manifestazione è una manifestazione che nasce grazie alla presenza di Nicola Fiasconaro, che ha creato attraverso il panettone una realtà nuova per la Sicilia, visto che il panettone non è un prodotto nostro del territorio, e soprattutto grazie al suo intervento, al suo prestigio, ha dato forza a tutti gli altri produttori di oggi di poter vendere il proprio prodotto e avere anche credibilità. Ma Cefalù è una perla del turismo anche internazionale, come si inserisce questa manifestazione in questo contesto? No, questa è proprio la prova di forza del territorio, perché non è solo Cefalù la perla, ma è tutto il comprensorio. È una manifestazione che mira a cercare di avviare un processo di destagionalizzazione, quindi non è Cefalù solo, è la Sicilia, non è solo mare e sole, ma anche soprattutto arte, cultura e tradizione. Tra le aziende che partecipano a questa prima edizione del Panettone Festival, la baguette di Cefalù. Mi trovo in compagnia di una delle titolari, Giusy Giallombardo. Giusy, voi partecipate a questa prima edizione, vedo, non soltanto col panettone. Intanto cominciamo ad illustrare le caratteristiche di questi panettoni artigianali. Esatto, questi sono dei panettoni prettamente artigianali, a lievitazione naturale, 24 ore di lievitazione. Tutti prodotti da noi in laboratorio, dai nostri panettieri Salvatore, Vincenzo, e di là ce ne sono altri due che purtroppo non sono potuti uscire per questioni ovvie, per ovvi motivi. Quali sono le varianti? Ecco, spieghiamo, allora, tre tipi. Il mandorlato, che è, diciamo, il classico, il principe del Natale, con una glassatura di mandorla e granella di zucchero, all'interno con uvetta e canditi, mentre poi abbiamo il pistacchio, che predomina sempre nelle nostre tavole a Natale, no? Dove all'interno troviamo, oltre alla granella di pistacchio, anche il ripieno di crema di pistacchio. Inoltre abbiamo il cioccolato fondente di prima, con all'interno gocce di cioccolato, e l'impasto è puro al cioccolato. Queste sono le tre varianti più richieste. Esatto. Sì. Però, oltre al panettone, voi partecipate a questa manifestazione con tantissime altre prelibatezze. Intanto vediamo il buccellato. Il buccellato è un prodotto tipico delle nostre zone, un dolce prettamente natalizio che viene fatto da tempo, che, diciamo, si presenta in diverse varianti. Le classiche sono con mandorla, gocce di cioccolato e zuccata. Poi abbiamo l'altra variante, che è diciamo, quella proprio classica, che è con i fichi, il cioccolato fondente e le mandorle intere. Quello che avete portato oggi com'è? Questi sono con mandorla, zuccata e gocce di cioccolato. Abbiamo una pasta frolla di base, e il ripieno è quello che abbiamo precedentemente parlato. Poi abbiamo la glassatura con lo zucchero e una copertura di diavolini o di pistacchio. Allora, a completare questa vastissima produzione c'è un maestoso pane appena sfornato. Esatto, questo pane praticamente è un pane che ho fatto realizzare ai nostri maestri panettieri proprio stamattina in occasione del Panettone Festival, che dopo metteremo alla degustazione del pubblico. Oltre al pane possiamo farvi degustare prodotti tipici nostri, dalla rosticceria alla pizza, allo sfincione, alle pizze rustiche schiacciate, insomma un po' di tutto. Per chi volesse venire a trovarci, noi siamo in via Roma al numero 40, Cefalù.
Ad aderire alla manifestazione Panettone Festival anche il bar pasticceria gelateria Gran Caffè Opera. Mi trovo in compagnia del titolare Angelo Pusateri e della moglie, con il quale parleremo appunto delle prelibatezze tipicamente natalizie che la vostra azienda offre e che avete portato in occasione di questa manifestazione. Cominciamo con il panettone. Intanto ringrazio a tutti voi, ringrazio il Panettone Festival e l'associazione che ci ha coinvolti a essere partecipi in questa manifestazione, veramente che è stata fonte di una nostra esperienza positiva. La nostra produzione che abbiamo pensato di portare al Panettone Festival sono dei tipici panettoni a presepe, e sono impastati zucchero, molto definiti e coreopinti. Ma naturalmente produciamo anche il panettone tipico tradizionale di mandorle e arancia. Quest'anno abbiamo anche prodotto un panettone molto particolare con fichi, noci e cioccolato bianco, che sicuramente abbiamo riscontrato dalla gente positività al gusto e l'eleganza dell'accoppiamento di questi due, dal fico e anche dalle noci. Noci che molto energetiche e si sposano bene con il cioccolato bianco. Oltre al panettone noto anche la presenza di alcune torte molto particolari realizzate a più piani. Come vengono realizzate? Sì, sono alzatine di impasta di zucchero. Noi lavoriamo abbastanza bene sia lo zucchero che il cioccolato, come difatti abbiamo presentato anche diversi soggetti in cioccolato come forme particolari di alberi natalizi. Ma Gran Caffè Opera non è solo pasticceria, anche gastronomia. Abbiamo visto una pizza molto particolare, che non è proprio pizza come viene chiamata nel gergo termitano. Sì, non è pizza vera e propria, si chiama la favazza, che deriva da un nome molto antico, tipico termitano. E allora, per chi vi volesse venire a trovare, dove si trova la vostra attività? Ci trovate qui a Termini Merese in Piazza Crispi. Amantiamo di una bella cosa, che diamo 30 posti di lavoro a 30 famiglie, con famiglie che non sono solo lavoratori, ma nel nesso noi ci comportiamo come forse una grande famiglia. In compagnia di Elena Forti, una delle titolari, che ci illustrerà adesso in cosa consiste la loro produzione. Salve a tutti, la mia azienda, il biscottificio Paolo Forti di Castelbuono, produce biscotti da 50 anni, non solo biscotti, infatti siamo qui a questo evento molto importante e sentito per presentare la linea delle cassatine, che sarebbero i dolci ripieni, a Castelbuono chiamati anche come cosichini, oppure nel palermitano buccellati. Li facciamo in tre versioni, il buccellato tipico proprio con i fichi, uva sultanina, mandorle tostate, marmellate di albicocca, e l'altro tipo invece è con le mandorle, totalmente mandorle siciliane, zucchero e miele, e poi abbiamo la versione più innovativa e recente, che è quella con il pistacchio, appunto un ripieno fatto totalmente con pistacchio triturato, zucchero e miele. Tutti e tre i ripieni sono di nostra produzione, in quanto non acquistiamo semilavorati, perché il nostro prodotto deve essere un prodotto unico. Poi accanto ai buccellati siete un'azienda leader nella produzione dei biscotti, che vengono proposti in numerosissime varianti. Spieghiamo quali sono. Sì, allora i più antichi sono appunto la linea tradizionale, che sono i ricci, frolline e pastinelle, e sono dei prodotti con latte fresco. In più nelle pastinelle ci sono le uova fresche. Da 3 anni a questa parte abbiamo aggiunto un altro tipo di biscotto alla linea tradizionale, che sono i ciocorricci, che è una frolla arricchita con gocce di puro cioccolato fondente,
li potete vedere qui, le gocce di puro cioccolato fondente sono anche consistenti. Oltre alla linea tradizionale abbiamo la linea, un'altra linea innovativa che è anche per chi è un po' più attento all'alimentazione, è la linea vegana, appunto li trovate qui, sono con farina di grano duro siciliano, farina totalmente integrale perché noi non misceliamo la farina di grano tenera alla crusca, questa è totalmente farina integrale, e poi abbiamo invece il tipico tricotto palermitano, biscotta S, anche lì chiamato in tanti modi. Tutti e tre sono prodotti con oli extravergine di oliva, e per queste due varianti, quindi l'integrale e il rimacinelli, utilizziamo lo zucchero grezzo di canna. Da 3 anni abbiamo aperto un nuovo stabilimento che ci consente di avere più potenziale produttivo, considerata la grande richiesta dei nostri prodotti. L'ultima linea super innovativa dell'azienda Paolo Forti è appunto la linea biologica, prodotta con solo grani antichi siciliani moliti a pietra, oli extravergine di oliva italiano e zucchero grezzo di canna per due varianti, mentre lo zucchero integrale di canna per l'integral bio. La nostra azienda si trova in Contrada San Giovanni, Castelbuono. Ma il Panettone Festival è soltanto la prima di tantissime altre iniziative che sta organizzando il Comune. Quali sono? Sì, confermo. Allora, il Panettone Festival è proprio dall'apertura a un progetto che si chiama Magic Christmas, che prevede una serie di appuntamenti nel periodo natalizio. L'appuntamento più importante è quello del Capodanno, dove abbiamo voluto dare un'ulteriore forza a questo evento importantissimo, quindi un appuntamento in piazza con un concerto swing. L'evento si chiama Un bacio a mezzanotte e l'obiettivo è quello di creare questo appuntamento, questa attesa in Piazza Duomo, quindi non solo per il fatidico gesto della speranza del countdown del nuovo anno, ma quello di invitare le persone a venire in piazza a scambiarsi questo bacio a mezzanotte. Quindi questa cosa sarà una cosa bellissima, quindi vi aspettiamo, venite a Cefalù perché merita tantissimo. Ci troviamo adesso nello stand della pasticceria artigianale Franco Vento. Sono in compagnia del titolare. Signor Vento, cosa ci proponete oggi in occasione di questa importante manifestazione? Allora, noi abbiamo portato il nostro cavallo di battaglia, che è un dolce tipico proprio lercarese. Si chiama la pantofola. La pantofola è un dolce tipico proprio del nostro locale. Spieghiamo com'è composto, in cosa consiste. Allora, la sua particolarità è questa mandorla morbida dentro, una mandorla portata a tipo conserva, e questa è la sua particolarità, che tiene tutto proprio questa mandorla morbida, poi condita con la cioccolata, l'arancia, un po' i sapori siciliani. Sono mandorle del territorio di Lercara? Esclusivamente siciliane, non proprio del territorio lercarese, ma limitrofe. Come viene dato questo carattere di morbidezza al prodotto? Perché questa mandorla viene proprio cotta, ha una particolarità proprio di cottura, tipo conserva, viene macinata, naturalmente zuccherata, cotta e rimane così morbida. Quali sono gli altri dolci tipicamente anche natalizi che avete portato in questa occasione? Allora, il pandoro? Ecco, il pandoro, abbiamo portato il pandoro dato che si parlava del festival del panettone e noi abbiamo portato il pandoro. Poi il buccellato. Buccellato realizzato come? Con i fichi secchi. Proprio parliamo di prodotti sempre esclusivamente siciliani. Ecco, il buccellato che è stato revisionato. Ha una forma particolare rispetto agli altri buccellati? Sì, perché questo è proprio un buccellato come si faceva a Casareccio, ai tempi delle nonne, dove non avevano proprio gli attrezzi come abbiamo in laboratorio. Quindi questo è fatto tutto a coltello. E questo è con i fichi, che è la ricetta classica. Perfettissimo. Fichi, le mandorle tostate, l'uva passa. Tutto produzione artigianale. Tutta produzione artigianale. E prodotti dei siciliani. Questo è un buccellato molto più elegante, più festività, specialmente per le natalizie. Poi c'è anche il gigante, perché questo lo possiamo fare anche più grande. E poi quali sono le altre specialità della vostra azienda? Allora, intanto nella nostra azienda noi produciamo, presente che abbiamo una pasticceria, ma siamo molto famosi con la pasticceria di mandorla. Dove si trova la vostra azienda? Allora, Lercara Freddi, provincia di Palermo, noi siamo nel corso Giulio Sartorio ed è la più vecchia pasticceria che c'è a Lercara, ha più di 60 anni. Le pantofole, le nostre confezioni si trovano a Palermo nelle migliori salumerie, enoteche e negozi di prodotti tipici.